Ok, eccoci alla seconda parte del video dell'altra volta in cui cerchiamo di capire come è fatta una struttura di un oggetto C++ che costituisce di fatto il synth. Allora, c'è da dire che Juice ha già dentro le sue librerie un oggetto synth che gestisce esattamente come faremo noi qui, ma noi dal punto di vista, diciamo, istruttivo cerchiamo di capire come è fatto questo oggetto e quindi ne costruiremo uno da zero. L'altra volta, ecco, ricapitolando quello che abbiamo già visto l'altra volta, abbiamo visto che avendo a disposizione diversi eventi MIDI nel tempo, questi eventi MIDI potevano essere gestiti dal sistema attraverso ovviamente la suddivisione di buffer. E suddividendo questi buffer in piccoli pezzettini separati dal timestamp di ogni nota MIDI, di ogni evento MIDI che avveniva. Quindi in questa maniera potevamo creare dei piccoli segmenti audio che potevano essere renderizzati, diciamo, uno dopo l'altro, e quindi essere sicuri che l'evento MIDI partisse e finisse esattamente dove dovrebbe. Come abbiamo fatto l'altra volta, dentro il processore, nel nostro plugin, dentro il processore c'è la nostra funzione di process block, e abbiamo creato questa funzione che si chiama split buffer by event, che fondamentalmente faceva questa operazione di suddividere il buffer in porzioni più piccole. Come veniva fatta questa operazione? Attraverso la gestione reiterata degli eventi MIDI, quindi ognuno per ogni evento MIDI fondamentalmente veniva, per esempio, se l'evento MIDI è questa nota MIDI 2, la prima cosa che viene fatta è la renderizzazione dell'evento precedente, di tutto il segmento precedente, praticamente. Ovviamente se c'è da renderizzare. Dopodiché veniva gestito l'evento MIDI, nel senso che vengono gestiti, vengono posti in attivi le note che devono suonare. Quindi attraverso questo render, questa funzione render, c'è la renderizzazione dell'audio, attraverso questo handle MIDI c'è la gestione del MIDI stesso. Quindi abbiamo creato questa funzione handle MIDI che gestisce l'evento, ovviamente considerando soltanto gli eventi di note on e note off, escludendo quelli che sono i messaggi di sistema. E ovviamente poi abbiamo gestito questa funzione render che di fatto creava i campioni del buffer audio. Quello che vogliamo fare adesso invece è creare una classe synth che è un oggetto C++ che gestisce lui stesso il MIDI e la produzione del suono. Ovviamente all'interno di questa classe synth avremo un'ulteriore classe che si chiama voce, voice, che si occupa di gestire il fatto che il synth possa essere monofonico o polifonico. Cioè, se è monofonico, ovviamente dentro questa classe synth ci sarà soltanto una istanza della classe voice. Se invece il synth è polifonico, ci saranno più di una. Se per esempio a 4, in questo caso noi stiamo facendo un synth con 4 voci. Dentro questa classe synth, che gestisce appunto queste classi voci, ci sarà la renderizzazione, quindi la produzione effettiva del suono. Come abbiamo visto, quindi nel processore c'è la gestione del buffer audio e del buffer MIDI, e viene fatta attraverso questa funzione che abbiamo chiamato split buffer by events. Ma poi all'interno di questa classe processore noi apriremo un'istanza synth che si occuperà di gestire il suono così com'è. Di fatto questa classe synth si occuperà andrà a sostituire, cioè verrà evocata all'interno di questa funzione handle MIDI e nella funzione render. Quindi, ricapitolando, nel processore, cioè nel process block, dividiamo il buffer in segmenti più piccoli attraverso questo sistema
dell'handle MIDI e del render, e sia l'handle MIDI che il render verrà gestito evocando questa classe esterna che si chiama Synth, che si occupa di gestire le varie voci. Allora, dunque, io qui ho, riprendiamo un po' il progetto dell'altra volta. Allora, questo è il process block di cui parlavo, quindi fondamentalmente questo è, si tratta di questo qui, no? Process block. Qui chiamiamo la funzione che prenderà in ingresso il buffer audio e il buffer MIDI, e quindi questa è la funzione. Questa funzione che cosa farà? Farà queste tre cose che abbiamo visto qui, cioè farà una gestione reiterata degli eventi MIDI, il render e l'handle MIDI, cioè eccoli qui. Quindi fondamentalmente, come abbiamo già visto l'altra volta, la gestione reiterata sarà questa, con questo ciclo for. Dopodiché verrà fatta il render dell'audio prima dell'evento, se c'è qualcosa da renderizzare ovviamente. Dopodiché verrà gestito il MIDI, quindi verrà escluso gli eventi di sistema e verrà evocata questa funzione handle MIDI. E infine praticamente verrà renderizzato l'audio dopo l'ultimo evento MIDI, se c'è. L'altra volta nell'handle MIDI ci eravamo limitati a stampare su schermo la nota premuta. E adesso qui quello che faremo è creare, e inoltre avevamo, diciamo, qui adesso non c'è, ma avevamo renderizzato dell'audio con un rumore bianco ogni volta si premeva un tasto. Quindi se io adesso mando in esecuzione questo software, qui possiamo vedere che qui sull'interfaccia utente non c'è niente, però ogni volta che premo un tasto, fondamentalmente mi dà il note on, note off, note on, note off. Ok? Quindi quello che faremo adesso è creare un oggetto Synth che ci permette di gestire questo handle MIDI e questo render, in modo da poterlo rendere polifonico, e quindi anche se in questa funzione, in questo buffer ci sono più eventi MIDI, il sistema è completamente in grado di gestire ogni nota MIDI suonata in quell'istante. Ok, allora andiamo a creare questi nuovi oggetti. Per fare questo aggiungiamo qui nel producer, quindi nel nostro progetto, i file necessari, cioè nel senso innanzitutto creeremo un header file che è unico, perché tanto comunque questa classe, la classe del voice, della voce, non è molto grande per adesso, quindi la chiameremo voice. E poi creeremo invece proprio una classe, una serie di file, stavolta sia con l'header che con il CPP, eccolo qui, quindi facciamo così, e la chiameremo Synth, ok? Quindi avremo la classe Voice e la classe Synth, esattamente quella di cui avevamo bisogno, esattamente quella di cui avevamo bisogno per creare la struttura di cui necessitiamo. Quindi riapriamo qui, ecco qui, allora, ole, ecco qua, adesso abbiamo queste, oltre il nostro processore avremo la classe voice, diciamo il file per la classe voice e il file per la classe synth. Ovviamente nella classe synth questo pragma once, questo è praticamente, come vi ho già detto negli altri video, serve ad escludere, ad evitare il fatto che nel momento in cui questi file vengono richiamati all'interno del nostro codice si possa duplicare del codice già scritto. Questo è il punto, quindi per adesso questo lo lasciamo così. Quello che dobbiamo includere qui però è anche il file della classe voice. E chiaramente, quindi la classe synth includerà
diciamo, questo file synth includerà il file voice e ovviamente questo file voice dovrà essere incluso nel processore, quindi includiamo anche questo synth. Ecco qua. Bene, allora partiamo dalla quella più semplice, che è la classe voice. La classe voice deve contenere, ogni voce deve contenere fondamentalmente due informazioni. In realtà la classe voice è una classe, è una struttura più che una classe, la formeremo come una struttura, che conterrà due informazioni: l'altezza, la nota MIDI, e la velocity di quella nota, di quell'evento. E inoltre anche una funzione che ci permette di resettare queste due informazioni. Quindi molto semplicemente quello che avremo sarà questo: voice, quindi avremo le informazioni della nota MIDI, note, e l'informazione della velocity. Chiaramente saranno due interi perché sono diciamo delle informazioni a 8 bit e quindi saranno comprese tra 0 e 127. La funzione di reset ovviamente sarà void, si chiama reset, non avrà nessun tipo di informazioni in ingresso e l'unica cosa che farà è porre la variabile note uguale a 0 e la velocity uguale a 0. Eccoci qua. Per quanto riguarda la classe voice, in realtà non serve nient'altro, serve soltanto questo. Per quanto riguarda invece la classe synth, le cose si fanno un pochettino più complesse. Dunque, innanzitutto, stavolta useremo proprio una classe, e quindi la chiameremo synth, e sarà fatta in questa maniera. Avremo sulla parte pubblica e una parte privata. Chiaramente nella parte privata l'unica cosa, allora le cose che dobbiamo avere sono le seguenti. Innanzitutto dobbiamo conoscere il sample rate, che è un'informazione che dobbiamo prendere nel momento in cui evochiamo questa funzione dal process block. E sicuramente dobbiamo avere una istanza, almeno una istanza, della classe voice, che è quella che abbiamo appena creato, che chiameremo voice. Allora, per questa, diciamo, per questo esempio ci limiteremo a fare diciamo il synth monofonico, quindi in pratica avremo soltanto una istanza della voce, del voice. Se, come abbiamo già detto prima, se il synth fosse polifonico dovremmo stabilire il numero di voci della polifonia che ci serve. Per esempio, se avessimo quattro voci dovremmo creare un array, per esempio, di voice con di quattro elementi. Poi di che cosa avremo bisogno? Avremo bisogno in realtà di due funzioni che ci permettono di attivare o disattivare la nota in questione, la nota MIDI in questione, cioè una funzione che tratti il not on, il not off dell'evento MIDI. Questo lo mettiamo, ovviamente è una cosa che gestisce, viene gestita all'interno di questa classe, quindi la metteremo come nella parte privata. Quindi scriviamo sempre un void not on, che prenderà in ingresso un intero che sarà la nota MIDI e la velocity, e inoltre un'altra funzione che chiameremo not off, che praticamente prenderà in ingresso soltanto la nota MIDI, in quanto sappiamo perfettamente che
la gestione dell'evento MIDI note off potrebbe essere fatto con una velocity uguale a 0, cosa che eventualmente è già stata fatta qui quando l'abbiamo provato, oppure proprio con un messaggio proprio specifico di MIDI di note off. Per quanto riguarda invece quello che deve essere visto dall'esterno di questa funzione, abbiamo diverse funzioni. La prima funzione è chiaramente una funzione che ci permette di gestire le risorse, cioè una allocate resources, che ci permette di cambiare il sample rate e eventualmente il sample per block, che sarebbero praticamente il numero di campioni per ogni buffer. Questo il sample rate è necessario perché per produrre l'audio una certa, con la giusta frequenza, dobbiamo sapere quant'è la frequenza di campionamento. Ovviamente poi serve anche la funzione contraria, che sarebbe il deallocate resources, che viene praticamente chiamato nel momento in cui rilasciamo la risorsa del synth. Poi ovviamente servirà una funzione di reset. E chiaramente servirà, a questo punto servirà quelle due funzioni che poi verranno evocate dal processore, nel senso che qui noi dobbiamo gestire gli eventi MIDI, quindi qua verranno evocati al posto di questa scrittura, oppure magari dopo questa scrittura verranno evocati questa del synth, e quindi la funzione handle MIDI all'interno del synth, e poi anche quello che riguarda il render. Quindi avremo altre due funzioni: render, che prenderà in ingresso un doppio puntatore, come vedremo, questo lo vedremo tra un attimo, perché il render, se lo andiamo a vedere qui, in ingresso prende un audio buffer. Vedremo il motivo per cui abbiamo deciso di mettere questo doppio puntatore, perché è molto più gestibile, e inoltre, come questo, anche il numero di campioni da renderizzare, esattamente quello che succede qui. Okay? Quello che ci manca è la funzione di handle MIDI. Questa funzione handle MIDI, siccome prende in ingresso questo tipo di variabile, che è tipo fondamentalmente gestita da Juice direttamente, c'è la necessità di prendere questa libreria di Juice e includerla all'interno del nostro synth. Quindi qui, a questo punto, possiamo creare questa funzione che gestisce il MIDI message. Cioè, la cosa successiva che faremo è, siccome abbiamo incluso synth, possiamo vedere questa classe qui, e quindi possiamo creare qui nel privato, possiamo creare questo synth che chiameremo synth, con molta fantasia chiameremo synth. Quello che possiamo fare anche è gestire questa handle MIDI, nel senso che questa handle MIDI con queste informazioni sono le stesse che devono essere passate all'interno di questo MIDI message, ok? Quindi quello che faremo è chiamare all'interno di questa funzione, questo lo lasciamo, tanto è quello che serviva per stampare, ma non c'è nessun fastidio, quindi, però non fa nulla dal punto di vista dell'audio. Quello che faremo è passare alla funzione MIDI message del synth queste informazioni qui, che sono data 0, data 1 e data 2. Esattamente come le abbiamo passate da qui, le abbiamo ricavate da qui, no? Quando abbiamo analizzato, abbiamo escluso il messaggio di sistema del buffer MIDI, ok? Quindi lo passiamo qui, questo non fa altro che invocare il synth e passargli queste informazioni MIDI. Per quanto riguarda invece l'audio, dentro questa funzione non facciamo più il rumore bianco, ma cerchiamo di passare queste informazioni all'interno della classe render del nostro synth. Quindi quello che faremo è innanzitutto creare un puntatore doppio, cioè un puntatore di un array doppio fondamentalmente, che chiameremo output buffer stereo, e lo annulliamo con due null pointer. Quindi è un puntatore con un array di puntatore, un puntatore a un array doppio fondamentalmente. Dopodiché quello che faremo è dire: ok, il primo puntatore deve essere preso dal puntatore del canale 0, ok? E a cui aggiungiamo ovviamente il nostro buffer offset. Cioè, vi ricordate che praticamente il numero
del sample a cui ci faremo riferimento, inizio, cioè del segmento che dobbiamo renderizzare, avrà un offset, no? E quindi lo aggiungeremo, siccome questo outbuff, questo puntatore punterà a un numero del campione contenuto nel buffer, questo numero del campione dovrà essere contenuto all'interno di questo buffer offset. Se è mono la cosa, se il synth fosse mono, sarebbe la questione finirebbe qui, ma il problema è che se potrebbe, il synth potrebbe essere stereo, infatti noi abbiamo utilizzato due canali, però dobbiamo dire ok, se il numero di canali intero, questa funzione è una funzione del processore che chiama il numero di canali, se è maggiore di uno, questi numeri di canali, allora possiamo fare semplicemente questa, dire semplicemente questa cosa: se abbiamo più di un canale significa che è stereo, e quindi il secondo canale, quindi output buffer 1 sarebbe il secondo, farà riferimento al puntatore di scrittura 1 del buffer più lo stesso buffer offset. A questo punto possiamo chiamare, siccome out buffers qui è un puntatore doppio, esattamente quello che noi ci serviva per evocare questa funzione, ok? Questo è un puntatore doppio, e quindi quello che faremo non è altro che invocare questa funzione del synth, che è render, con il numero di campioni da renderizzare pari al sample count. Il buffer offset già è stato sistemato spostando l'attenzione del puntatore nella posizione corretta, e quindi poi inviandolo con questo doppio puntatore alla nostra funzione synth. Inoltre, questo allocate resources e deallocate resources possono essere invocate ovviamente nella prepare to play. Quello che faremo è chiamare questa funzione passando l'informazione che ci serve, cioè il sample rate e il numero di campioni per ogni buffer, e poi invocheremo anche la funzione di reset, e invece la deallocate, questa qui, quest'altra deallocate, quindi questa serve per resettare, diciamo, il nostro synth, e deallocate verrà invocata invece nella parte di release resources, ovviamente. Quindi nel momento in cui verranno rilasciate le risorse del process block del processore, verranno invocata questa funzione deallocate. Ecco qua, ancora non abbiamo fatto nulla dentro queste funzioni, ma è il prossimo passo.